Gli Aperitech sono un circuito di eventi creato e organizzato da Codemotion in collaborazione con le varie community ed il Venture Group. Qui di seguito, ci tenevo a dire, per chi non lo sapesse, lo scopo degli Aperitech è quello di dare un supporto agli sviluppatori e di garantire loro una crescita professionale. Qui di seguito potete vedere i vari canali di Codemotion per rimanere sempre aggiornati su tutto il mondo Codemotion, appunto. Vi invito a visitare il sito codemotion.com, dove all'interno troverete la nostra video platform, un database di tutti i video creati e caricati da Codemotion durante i vari appuntamenti, meetup e conferenze. I video sono filtrabili a seconda del topic o del vostro interesse. Per ricercare nuovi video è molto semplice, basta inserire la parola chiave all'interno della barra di ricerca o utilizzare anche il menu a tendina. È presente inoltre la nostra video platform, dei brevi video, delle serie di brevi video incentrati su macro temi specifici per andare a migliorare quelle che sono le vostre skills personali. Attraverso il Dev Calendar o il sito community.codemotion.com potete sempre rimanere aggiornati su quelli che saranno i prossimi eventi di Codemotion. Devcast Serie Frontend, che cos'è? Appunto, è una serie di 3 date, di 3 appuntamenti incentrati su macro tema, micro frontends, la criptonite per applicazioni legacy e monoliti. Già sono stati fatti 2 appuntamenti, l'ultimo si terrà il 18 maggio alle ore 16. Vi ricordo anche la doppia data, il 24 e il 25 maggio, quindi con un solo biglietto potete partecipare a 2 giorni in cui si terranno 20 workshop suddivisi su front-end, back-end, intelligenza artificiale e molto altro ancora, in modo tale da andare a alzare il livello delle vostre competenze. Vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola a Massimo. Grazie mille. Dammi il Questo qui. presente. Ok. Entrava una. Ok, ci siamo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i presenti. Finalmente ricominciamo a fare qualcosa in fisico, di persona, quindi la cosa ci interessa parecchio e credo che siano decisamente più interessanti, quindi ottimo così. Allora, io mi chiamo Massimo e oggi parleremo di API Management. In particolare parleremo del servizio Azure API Management, cercheremo di capire a cosa serve, cercheremo di capire una delle osservazioni che vengono fatte è che è costosetto, è anche vero, ma cercheremo di contestualizzare quel costo nell'ottica dello scenario che cerca di risolvere. Allora, partiamo dalla definizione. API Management è il nome del servizio Azure, ma è anche un approccio architetturale ed è un approccio che prevede la possibilità di mettere una sorta di façade, una sorta di proxy davanti alle vostre API al fine di definire tutta una serie di comportamenti che anziché metterli nel codice vengono messi a configurazione nello strato davanti. L'idea è quella di non toccare le API esistenti, perché magari molte volte non è possibile farlo, oppure è troppo costoso, oppure implementare qualcosa nelle API significa andare a toccare le performance e spostare questa definizione all'esterno delle API, quindi mettendo una sorta di proxy. Adesso vedremo come funziona. Controllare gli accessi, perché magari le API non sono sotto sicurezza, non hanno un meccanismo di accesso e soprattutto non hanno un meccanismo di analisi delle chiamate. Immaginate, adesso partiremo subito con un esempio. Ma immaginate che voi vendiate le vostre API, ok? Quindi quello che vi serve è renderle sicure e contabilizzare le chiamate, no? Perché se Giuseppe chiama 4 volte e paga un tot, se Filippo ne chiama 16 paga un'altra cifra. E gestire questo meccanismo di sottoscrizione non è banale e molte volte le API non sono pensate per farlo e quindi dovremmo inserire codice. E questa cosa magari piace poco. E poi, vabbè, statistiche, performance, perché? Le performance per capire se stiamo peggiorando, statistiche perché se devo fatturare mi servono le statistiche, sennò non so quanto chiedere, ok?
Caso reale, vi ho riportato poi le slide e distribuiremo, immagino, cioè il link al customer story di AccuWeather. AccuWeather è un fornitore di previsioni atmosferiche, oltre ad avere il sito web che vedete qui di lato, anche tutta una parte relativa dell'API che vende, adesso andremo a fare un giro sul portale di AccuWeather, che vende queste API. E in realtà AccuWeather dietro le quinte usa anche altri servizi Azure, ma usa anche API Manager. Quindi andiamo a vedere come funziona. Poi torniamo sulle slide. Allora, datemi un secondo. Questo ci serve dopo. Ok. La parte portale non è niente di che, ha le previsioni atmosferiche, ma se andate in basso, nella parte bassa, ma molto bassa, c'è questa parte qui, AccuWeather APIs. Allora, andiamo a vedere di che si tratta. È una parte del portale di AccuWeather. Che cosa ha? Allora, intanto ha la possibilità di registrarmi come utente che vuole utilizzare l'API e quindi la possibilità di fare login, e lo faccio subito. Io ho già un account, entro. Ha una parte documentazione. Qui ho la documentazione delle API, quindi se voglio vedere la forecast API, so quali sono le API, la descrizione, vado all'interno e ho la possibilità di provarle. Quindi documentazione, test, documentazione elenco, la possibilità di registrarmi come utente. Se vado a vedere come utente, io ho la possibilità di creare delle registrazioni ai prodotti di AccuWeather. Adesso li vediamo. Quindi AccuWeather le vende. Questa registrazione mi fornisce un paio di chiavi che mi serviranno per chiamare queste API, quindi quel discorso di consultivazione che vi facevo prima. E infine vende, questi vendono delle API, quindi hanno una sorta di prodotti. Questa è una sorta di vetrina, no? Immaginate, questa è una vetrina, sono i prodotti, il free, lo standard, il prime, l'elite. Ah, l'elite è stato aggiunto da non molto. L'ultima volta ho fatto sta demo non c'era, per cui. E come vedete, quello che cambia sono il numero di API che potete chiamare. State vedendo che, per esempio, la standard rispetto alla free ha la translations, ha il costo e ha dei limiti. Qua in basso la free ha 50 chiamate al giorno. Questa si chiama quota. Implementarla da codice non è così banale, cioè si fa, se esistono dei moduli, ma dovete implementarla senza andare a inficiare le performance. Questa è una delle caratteristiche che ha uno strumento come API Management, la possibilità di definire quelle policy, quindi il call per day, un solo developer, una sola chiave per developer, quindi vi potete registrare una sola volta. Se cominciate a cacciare qualche lira, come vedete, beh, ci sono 225.000 chiamate al mese, 1.800.000 per quello da 250 e così via. Quindi hanno tutta una serie di prodotti, adesso andiamo a specificare. Quindi ricordatevi, gestione degli utenti. Oh, Massimo, io, in questo portale non è un utente dell'identity provider di AccuWeather, io non sono dipendente di AccuWeather, quindi il mio utente è inventariato da qualche parte, ma non necessariamente dentro il loro Azure Active Directory, anzi no, sicuramente no. Ok, quindi ha una gestione utenti, una gestione dei prodotti, una gestione delle API, un portale documentale per gli sviluppatori e la possibilità di gestire le chiavi. Non è tanto semplice, ricordate che quella famosa chiave, quelle chiavi che vi dicevo che ci permetteranno di chiamare le API, possono essere cambiate. Io devo poter gestire le mie chiavi e poterle ruotare quando voglio. E il tutto deve essere gestito. Farlo a mano a volte non è così banale, poi ci si riesce, si fa tutto. Torniamo alle slide. Adesso che abbiamo contestualizzato a cosa serve, andiamo a dare un po' di definizioni. Appena parte, tanto bevo. Ce la può fare, eh? Ok. Nel link che vi ho portato trovate non solo i API Manager, ma tutti gli altri servizi che vengono usati a QA dell'intelligenza artificiale, ma qui non ci interessano. Vediamo un po' se riusciamo a farlo andare avanti. Vediamo un po', se no facciamo come gli antichi. Ok. Che cos'è Azure API Management? Quindi abbiamo capito che cos'è API Management e qual è il suo obiettivo. Azure API Management è un servizio PaaS, o stato in Azure, che permette di creare questo layer di consistenza per le vostre API. Quindi è l'implementazione del pattern API Management in Azure.
Quindi vi permette di securizzare l'infrastruttura, nel senso che vi dà tutta la parte relativa alla gestione delle API, delle chiavi delle API, gestione, quelli sono endpoint pubblici, quindi mettendo davanti questo API management, quello è un endpoint pubblico esposto da Azure. Quello che c'è dietro le vostre API potrebbero essere on-prem, potrebbero essere su un altro cloud, ma siccome quell'API management ha un endpoint pubblico di Azure, quello è protetto da DDoS. Quindi avete una protezione anche da quello. Poter aggiungere delle policy, adesso le vedremo, tra cui per esempio la JWT token, che non è banale da implementare e c'è un meccanismo per farlo. La parte di onboarding, il portale da sviluppatori, quello che vi ho fatto vedere in AQVeder, in realtà già esiste nei API management, c'è già configurabile, c'è una versione di API management che non ce l'ha, ma vi fornisce tutte le API per crearlo. In realtà AQVeder sta usando questa versione qui, quella che non ha il portale di il portale degli sviluppatori, ma c'ha tutte le API, quindi se lo so un po' realizzato. Quando ve lo faccio vedere, vedrete che è leggermente diverso quello del portale, quello di Azure, ma insomma ci siamo. E poi è anche un modo per omogeneizzare le API, che non è l'omogeneizzato dei bambini, ma è ho diverse API, non necessariamente tutte nello stesso posto. Ci sono alcune on-prem, alcune su Azure, alcune su un altro cloud, alcune terze parti. Io voglio farle vedere ai miei utenti con un solo endpoint. Quindi le devo omogeneizzare. API Management vi permette di fare anche questo, perché l'endpoint vedete uno, e poi a seconda di come ruotate le richieste potete andare su diversi endpoint dietro le quinte. Come è fatta l'architettura? Ve l'avevo detto, dietro ci avete delle API su Azure, in altri cloud, on-prem, terze parti, magari rivendete le API di AQueder, posto che si possa fare, non lo so, ma c'è quello. On top avete i consumatori, i vostri sviluppatori. Non è detto che siano esterni, magari sono dell'azienda, però avete dei team che sono diversi dai team che gestiscono le API. E in mezzo c'è lo strato di API Management che vi mette a disposizione tutta una serie di funzionalità, tra cui il monitoraggio, il logging, la parte di portale sviluppatori, tutte quelle policy che in genere permettono di migliorare le vostre API. Esempio, il throttling, cioè la capacità che potete avere su un endpoint per dire Andrea quando chiama l'API può fare non più di 100 chiamate al secondo, Giuseppe ne può fare 500 chiamate al secondo, non è solo un qualcosa che vi protegge, vi fa usare più o meno l'API da parte di un client, ma implementare il throttling fa sì che se voi avete un cliente che improvvisamente impazzisce e comincia a farvi chiamate a randa, come dicono anche a Parigi, che però non è considerato un attacco di DOS, generalmente se non avete un meccanismo di throttling, quello esaurisce le risorse e gli altri client, quelli che poi pagano magari, non riescono a utilizzare il sistema. Se avete messo dei throttling, quello che è sbagliato, quel client che fa un certo numero di chiamate sbagliando si ferma, non riesce più a lavorare, perché raggiunge la sua quota, il suo throttling, gli altri continuano a lavorare, quindi è anche un modo per securizzare i client che pagano dagli altri. Ok? Quindi questo meccanismo è tutto dentro la parte al centro. I componenti di API Management, di Azure API Management. Allora, avete un gateway, si chiama, ed è l'endpoint attraverso il quale vengono chiamate le vostre API. Quindi è quel famoso unico endpoint che omogenizza tutte le vostre API all'interno. E questo è che responsabilità ha? La responsabilità di ricevere chiamate dall'esterno, dai client verso le vostre API, di validare le chiavi. Quando dico che voglio utilizzare il prodotto free di AQueder, io adesso sono utente registrato, dico che lo voglio usare, mi vengono generate le famose chiavi. E chi le verifica? Questo, il gateway. Quindi quando io chiamerò questo gateway, devo farlo con quella chiave, con una delle chiavi. Se non è valida, non ci arrivo neanche dietro, non arrivo neanche alle mie API dietro, non entro proprio dentro le API gateway, dentro API management. Caching, logging, tutte le policy vengono applicate qui, adesso le vediamo. La parte di gestione, che in realtà coincide con il portale di Azure, la parte di gestione è quella che mi consente di dire, ok, questa API dietro le quinte è mappata in un certo modo sul mio endpoint, vengono applicate delle policy e così via, ok? E poi mi dà tutta la parte di analitica, quindi il fatto di capire quell'utente quante volte ha chiamato l'API, quell'altro utente quante volte sono state chiamate l'API, la distribuzione geografica, poi ve lo faccio vedere, quindi c'è tutta quella parte lì. E in più
developer portal. Il terzo componente, non è detto che ci sia sempre, c'è la versione, il piano serverless di API Management, ed è per questo che API Management è annoverato tra le tecnologie serverless, perché ha un piano serverless. Poi vediamo la differenza di costo. In quel caso non avete il portale, avete l'API per realizzarvelo. Nel caso invece a Provisioned, quello che si chiama Provisioned, quindi quello che pagate un tot al mese, tanto per intenderci, avete addirittura un portale, poi ve lo faccio vedere, da configurare ovviamente. Un po' di terminologie. Allora, API e API e operazioni. Un API è un vostro endpoint dietro le quinte, composto da N operazioni. Adesso lo vediamo meglio in dettaglio. Gli utenti, raggruppabili in gruppi, sono, detti anche sviluppatori, developers, sono quelle entità che vogliono utilizzare le vostre API. Non c'entrano niente con gli utenti del vostro identity, potrebbero essere utenti completamente diversi. Poi possono essere gli stessi perché li potete integrare con Azure Active Directory, ma non, tecnicamente non c'entrano niente. Io non sto nell'Azure Active Directory di AccuWeather, eppure posso chiamarle le loro API. Prodotti. Se vi ricordate AccuWeather, il prodotto è un insieme di operazioni. Il free ce n'aveva tre, un insieme di API. Il free ce n'aveva tre, e lo standard ce n'aveva quattro, e così via. Ok? Quindi un raggruppamento di API che tipicamente vendete in gruppo. Ok? È il prodotto che sta in vetrina. Subscription, poi la vediamo meglio, è quando io Massimo, utente, appartenente anche a un gruppo, voglio usare un prodotto. Questa è la subscription. Quindi il legame tra me e quel prodotto genera una chiave, un paio di chiavi, questa è la subscription. Le policy sono dei configurazioni, adesso andiamo bene in dettaglio, che permettono di cambiare il comportamento di una richiesta che arriva al mio API manager prima che questa arrivi dietro le quinte, quindi alle vere e proprie API, e quando questa poi torna indietro. Ok? Esempio più classico, la cache. La cache è un qualcosa che interviene nella richiesta, fa sì che io non chiami l'API dietro le quinte se ho ancora un dato valido e quindi lo rifaccio ritornare. E lo vedremo, la cosa interessante è che è da configurazione, quindi non c'è codice di fatto. I portali, quelli che vi ho detto. Il gateway in realtà non è un portale, i portali sono due. Azure, portale di Azure per la configurazione e quello degli sviluppatori. Quindi, ricapitolando, lo ricapitolo perché aiuta, insomma, a capire come funziona. API e operazioni. Un API è un set di operazioni. Ok, tipicamente, nell'esempio vi faccio vedere, io ho creato un API, gestione di prodotti alimentari, ovviamente i prodotti sono alimentari perché io sono abituato a mangiare. Questo set di, questa API, prodotti alimentari, è composta da 5 operazioni, le CRUD. Quindi ricerca, singolo prodotto, inserimento, modifica e cancellazione. Ok? Un'API è composta da N operazioni. Ogni API ha una referenza, ogni API esposta da API Management, configurata in API Management, ha un riferimento a un endpoint dietro le quinte. Chiamiamolo dietro le quinte, un backend, ok? Di diversa natura, di diversa posizione, dovunque volete, addirittura non necessariamente REST, API Management espone REST. Dietro le quinte potremmo avere un SOAP e quindi decidere di usare API Manager per convertire una chiamata SOAP in realtà in una chiamata REST. Quindi mi arriva una chiamata REST, converto in SOAP, anche perché SOAP alla fine è sempre un REST, perché è una POST. Quindi c'è poco, comunque una conversione verso SOAP, la chiamata al servizio dietro le quinte è SOAP, quindi magari è un servizio che ho da tempo e lo voglio rendere moderno, perché SOAP, perché REST è moderno, e il ritorno viene, che ritorno che è un ritorno SOAP, quindi XML, viene riconvertito in JSON. Ok? Quindi... E questo è il reference. Ogni operazione mappa, operazione vista dentro API Manager, mappa l'operazione dietro le quinte. Quindi c'è una mappatura 1 a 1. In realtà è possibile anche mappare su una operazione di API Management N operazioni dietro, però in generale 1 a 1. E posso configurare esattamente come questa operazione si viene vista dall'esterno. Quindi un altro scenario potrebbe essere: le mie API non sono documentate, magari non implementano OpenAPI, tanto per intendere, non sono documentate, non sono documentabili. Beh, dentro il front-end di API Management documento le mie API. Quindi a livello di front-end implemento OpenAPI. Per cui chi da fuori vedono la documentazione, poi in realtà dietro le quinte quella non è un'API documentata, ma ho risolto con API Management. Prodotti. Un prodotto contiene una o più API. Ok?
Stessa API può appartenere a più prodotti, l'avete visto prima in AccuWeather, la location API stava su tutti. Okay? Ogni prodotto ha le sue policy, adesso vediamo che cosa sono. Siccome un prodotto è fatto per essere venduto, c'ha un term of use, okay? I termini di vendita, no? Quando comprate un qualcosa c'è la possibilità di configurare una descrizione, un titolo e un term of use. Infine, un developer, quindi un utente di API management che non c'entra niente con il mio identity, può sottoscriversi per l'utilizzo di un prodotto. Quello che io ho fatto, quando avete visto quella master serverless, quella lì, quell'applicazione, io mi sono sottoscritto al prodotto free di AccuWeather. Ovvio che lui non gestisce, prima poi ci arriveremo, quando create un prodotto a pagamento, prodotto free, un prodotto a pagamento per API management sono esattamente la stessa cosa come tipologia. Siete voi che a fine mese per quel prodotto a pagamento staccate la fattura al vostro utente, però vi permette di capire che un utente sta chiamando un prodotto free o sta chiamando un prodotto a pagamento, ok? Policy, ma ci arriviamo come. Policy, le policy cambiano il comportamento delle API, come vengono viste all'esterno, cosa succede nella richiesta prima di arrivare al backend e cosa succede alla risposta prima di arrivare di nuovo indietro, via configurazione, XML, adesso ve la faccio vedere. È una pipeline fondamentalmente, ora c'è un disegnino che dovrebbe spiegare, io le applico e queste policy vengono applicate in sequenza, una pipeline, quindi la richiesta passa in un gruppo di policy, casomai arriva al backend e quando torna indietro attraversa un altro gruppo di policy come se fosse una pipeline. Avete quattro livelli a cui definire, global significa tutte le API, tutti i prodotti, hanno quelle policy. Il prodotto, se immaginate prima, standard e free, uno c'aveva una quota dei 50 al giorno, l'altro c'aveva 125.000 al mese. E questi sono due comportamenti diversi, ok? Quindi quelli sono a livello di prodotto. A livello di API, cioè vale per tutte le operazioni, a livello di singola operazione. Per esempio, le search, le ricerche probabilmente avranno una cache. L'inserimento no, non c'ha nessun senso. Quindi a quel punto sono a livello di operazione. Incapsulano un certo comportamento, quindi un cambio di protocollo, SOAP, JSON, REST, SOAP, piuttosto che caching, piuttosto che throttling, sono un'unità di, diciamo, ogni policy incapsula un certo comportamento. Ovviamente come è scritta dipende dalla policy. Ora vi farò un esempio. Potete farle partire anche quando c'è un errore, quindi posso gestire anche tutta la parte di errore, di chiamate sbagliate, piuttosto che richieste non conformi o cose del genere. E infine, sono tutti XML, okay? Sono definite come dei pezzi, come dei nodi XML. Esempio, allora, dall'esterno, global, product, API, operation, ok? La gerarchia è questa, un prodotto appartiene al global, all'interno del prodotto c'è un API, all'interno di API ci sono operazioni. Immaginate di mettere course e log, quindi gestione delle chiamate cross origin, globali e i log globali perché lo voglio su tutti. Rate e quota, questo è il caso del prodotto free. Il prodotto free aveva la quota, no? Di AccuWeather, le applico sul prodotto e avevo un'altra quota da un'altra parte. Il JWT sulla singola API, magari, e poi all'interno dell'operazione supponete che sia una ricerca, no, la cache, l'URL, il cambio dell'URL e magari la modifica del body. Quindi la richiesta parsa dall'esterno verso l'interno e verranno applicate course log, rate quota, JWT, cache, URL e body. Non è detto, perché potete decidere qual è l'ordine in particolare. Quando torna indietro, in questo caso c'è solo una variazione dell'header, però capite che qui dentro ci posso mettere qualsiasi cosa. Le posso anche replicare. Ovviamente alcune hanno senso in una richiesta, altre hanno senso nella risposta. Il JWT ha senso sulla richiesta, non ha molto senso sulla risposta, però insomma. Esempio, quota. Come è fatta? La quota è fatta così. È un JSON, brutto a piacere. Andiamo a vedere esattamente. Quindi è... Allora, intanto c'è inbound, va a testimoniare che sto applicando quella policy, in questo caso la quota by key, in inbound, cioè quello che sta entrando. C'è un base. Quel base lì dice, Ciccio, prima di applicare la quota, su questa, stava sull'API, mi pare, non mi ricordo male, prima di applicare questa, applica quello che c'è sopra, quindi applica quello del prodotto.
Se il prodotto ha un base, applica quello del global. Quindi se non metti il base, bloccate l'ereditarietà, cioè la catena delle relazioni. Quindi se lo mettete dopo, le applica dopo. Quindi questo base vi consente di rimuovere un pezzo di gerarchia oppure farlo fare prima o dopo. Ma ha un nome, in questo caso è la quota per una certa chiave, quindi io ho una quota, lui ne ha un'altra, lui ne ha un'altra, ok, per esempio. Su che? Sull'address. Quindi in questo caso è una quota per address. Quindi si può configurare. Notate che quel pezzo là è un pezzo di codice, tutto sommato, perché quella è il conto su una variabile, su una proprietà di una richiesta. Sembra un qualcosa Java, scusate, C Sharp. In effetti, all'interno delle policy, potete usare la base library di C Sharp. E questo è il numero di call, 10.000, oppure la bandwidth, o tutte e due. 10.000 chiamate o 40 mega, più o meno. Sì, 40.000, quindi 40 mega. E poi, per quanto tempo? Questo fa o 10.000 chiamate o 40 mega in un'ora, per chiave contata sugli ID. Sugli IP, ok? Non è importante sapere la memoria, anche perché sono tante, c'è la documentazione, ogni policy ha un diverso formato. Però l'importante è, uno, è XML. Onestamente non lo so perché XML, visto che tutto il mondo è Azure e JSON, non lo so, però XML. E non c'era, però se torniamo indietro, date pazienza, c'è anche un increment condition lì, che anche quello è un if, una sorta di C Sharp, quindi è anche moderatamente complessa, ok, da gestire. Ho messo il link su l'entry point di tutte le policy in documentazione, quindi potete andarla a vedere. Developer, sottoscrizione e prodotti. Quindi abbiamo visto che cos'è un prodotto, le policy, dove le posso applicare, come faccio a legare uno sviluppatore, quindi un utente, a un prodotto, ve l'avevo già anticipato. Lo sviluppatore è qualcuno che vuole utilizzare le nostre API e quindi probabilmente vorrà utilizzare un prodotto. Io voglio utilizzare il prodotto free di AccuWeather. E come lo fa? Crea una sottoscrizione. E la configurazione della sottoscrizione, cioè del fatto che un prodotto possa avere per quello stesso utente una o più sottoscrizioni, lo decido io. In AccuWeather, quello free, c'era scritto, tra le altre cose, che un developer poteva avere una sola sottoscrizione. Posso anche dire un developer ne può avere N su un certo prodotto. Questa sottoscrizione altro che non è un nome gestito dall'utente, due chiavi, perché due? C'ho dei gadget. Perché due? Chi me lo sa dire? No, due, vabbè, poi ve li do uguale. No, due perché quando ne avete due, voi potete ruotarle. Perché se voi ne aveste una sola, quando cambiate quella, la vostra applicazione smette di funzionare. Se ne avete due, voi state usando la prima. Mettete la seconda sull'applicazione e cambiate la prima. Quella sta continuando a funzionare. La volta dopo mettete la prima nell'applicazione e ruotate la seconda. Se ne sono due o più, potete mettere in piedi un meccanismo di rotazione. Se ne è una sola, no, perché come cambiate quella chiave smette di funzionare l'applicazione. E quelle chiavi le gestite voi. Adesso ve lo faccio vedere. Cioè regenerate, rotate, cambia, muovi. Quindi, e tutto questo, quindi l'autenticazione, il login, la sottoscrizione, la registrazione, il sottoscriversi a un prodotto, è un qualcosa che vi dà API Management. Quindi nel costo, che vedremo non è basso, evidentemente non lo è, c'è tutto questo, tutte le policy che in realtà avreste dovuto implementare all'interno delle vostre API, e magari non potete farlo, quindi, o magari potete farlo ma è costoso, semplicemente quello. Facciamo il tour. In questo momento il giro, visto che c'è giù d'Italia, ma insomma, arrivo. Arrivo anche perché lo schermo... Perfetto. Poi le slide ve le facciamo avere. Beh, vero Luca? Perfetto. Mi fanno segno di sì dalla regia. Allora, io ho un API Management. Quando create l'API Management, il servizio API Management, avete la possibilità di scegliere il tier. In questo caso io sto usando il developer tire, che ha circa un costo di 40 euro al mese, non ha SLA perché serve per lo sviluppo. Qui avete diversi tire, dal serverless, che ha tutte le caratteristiche tranne un paio di policy che non sono utilizzabili per ora, ma ha il vantaggio di
costare per numero di chiamate, per numero di, per effettivamente quello che usate, ma non ha il portale da sviluppatori. E altri tier da invece pre-provisioned, quindi avete un costo mensile, adesso poi lo facciamo un attimo di costi, in quel caso avete un costo mensile, a parte il developer perché non ha lo SLA, gli altri hanno anche SLA, e delle unità di scalabilità, perché potete aumentare il numero di unità dietro le quinte per scalare in base alle richieste. Vabbè, ma questa è una demo. Allora, prima cosa, API. Allora, serve una risoluzione un po' grande, quindi perdonatemi se abbasso un attimo la risoluzione. Allora, come funziona la definizione dell'API? Allora, quando definite una nuova API avete un po' di help. Allora, partite dall'API vuota, quindi quando aprite questo vi permette di dargli un nome, dargli un URL, questo è l'URL dietro, quindi il backend, dargli un prefisso perché il vostro base URL sarà mbapimanagementdemo.azure.api/api-url-suffix. E questo è l'unico endpoint che vi ho detto. Dietro potrei averci www.massimoborandi.info, casa mia, AWS, 3 API, ma davanti ci avrò sempre mbapimanagementdemo, bla bla bla, ok? Poi ovviamente li indirizzerò in base al path, questo è evidente. Però, se sono su Azure o ho delle definizioni ben definite, quindi ho un API REST con OpenAPI, un API REST con Waddle o un SOAP con USDL, questi tre possibilità mi consentono di dire, senti Ciccio, nel caso di OpenAPI ti do io lo Swagger, il file, quindi sai tutto, sai come si chiamano le API, sai quali sono le request e le response, e quindi la documentazione del portale dello sviluppatore è completa, perché se la va a prendere direttamente dalla documentazione dell'API. In più, e come al solito, avete sempre il concetto di API URL suffix, perché quel suffix che finisce dopo il base URL definisce qual è il percorso, il routing all'interno tra l'endpoint unico e gli N endpoint che ci avete nel backend service, ok? Poi, se sono su Azure, c'ho ancora degli aiuti. Sto portando dentro una Logic App, lo sa benissimo come è fatta lui una Logic App, quindi Logic App, App Service, Function e Container App. Container App è stato aggiunto da un po', quindi se ho un'applicazione serverless fatta da Azure Function, clicco qua, gli seleziono qual è la function, e lui è in grado di capire come è fatta, perché sa benissimo, è un pass che gira su Azure, lui gira su Azure, se non lo sa lui chi lo deve sapere. Detto questo, porto dentro le mie API. Io qui ho già... Sì. Altrimenti, nel caso in cui non fosse sulla tua stessa, implementi OpenAPI all'interno delle function, gli dai lo Swagger e gli dici qual è l'URL, sì. Sì, per chi non ha sentito, la domanda era: quando fai il browser lo fa sulla tua stessa sottoscrizione, quindi questo è il browser sulle function app della mia stessa sottoscrizione. Se è su una sottoscrizione di qualcun altro, lui non lo vede in maniera immediata, però voi avete l'URL, se quelle implementano OpenAPI, usate OpenAPI dandogli URL, è fondamentalmente la stessa cosa. Prego, sarà un piacere. Io ho già importato, allora, questo product API sono i prodotti alimentari, anzi mi sono scordato una cosa, intanto che ve lo faccio vedere, la faccio partire. Andiamo a vedere come sono fatte. Allora, vi ho detto che serve una risoluzione importante, perché? Perché avete qua all operation, se vedete, e poi le 5 operazioni, che vi avevo detto, questa è una semplice API REST, quindi ha la GET, la SEARCH, l'inserimento, la cancellazione, la modifica. E quando clicco in base a una o l'altra, se per esempio scelgo la GET, questa è la GET, questa è la SEARCH, come vedete queste definizioni che sono qui sono recuperate perché la mia API implementa OpenAPI, quindi lui sa esattamente come è fatta la richiesta,
Okay? Poi la posso modificare, perché vado qui dentro e apro questo editor e mi metto a modificare tutto quello che mi serve. Aggiungo gli header, quello che voglio. Okay? Quindi ho pieno controllo. Poi che cosa ho qua? Ho due parti, inbound processing e outbound processing. Questa parte mi consente di configurare le policy. E come faccio? Beh, se sto su tutte le operazioni, vedete che qui è vuoto, faccio add policy e la sto aggiungendo a tutte le operazioni, sto aggiungendolo all'API. Global, adesso poi vi faccio vedere dove sta, quindi sto nel, ricordate, global, product, API, operation, quindi sto nel terzo livello. Se invece punta una singola operazione, questa, e vado qui, sto aggiungendo un API, scusate, una policy a quella singola operazione. Ce ne sono un po', IP filter, rate limit by key, mock response, per esempio, devo creare un API. Nel frattempo che gli sviluppatori la realizzano, io potrei prendere un JSON, metterlo qui dentro, e in realtà il mio API management sta esponendo quell'API rispondendo a un mock. Okay? Quindi è un modo per realizzare velocemente un API. Quando poi quella dietro sarà attiva, tolgo la policy, a quel punto la chiamata finisce in quella reale. Okay? Ce ne sono un po', per esempio, cache, cores, la quota by key è quella che vedevate prima, ed è fondamentalmente quota by key è quello che fa AccuWeather su quel prodotto free, 50 al giorno, 50 chiamate al giorno, è questa fondamentalmente. Validate JVT, insomma ce ne sono un po', ce n'è una addirittura, ce ne sono other policy, ma c'è la possibilità di metterci, ricordatevi del codice dentro, non è una best practice quella di scrivere codice dentro, anche perché, ribadisco, avete solo la base class library, quindi non è che potete fare tante cose, però tutta la logica sulla richieste, risposte, ladder, cose qui la potete fare, e dentro potete mettere gli if, gli switch, quindi c'è, insomma, roba anche abbastanza complessa. Io qui già devo aver messo qualcosa. Ah beh, c'ho cache lookup, c'ho la cache. Sulla search ho applicato la cache. Il mio servizio dietro le quinte non ce l'ha la cache, però ho applicato quella. Se vado a vedere com'è fatta, posso anche vedere l'XML. E qui vedete che è esattamente quello di prima. Oh, in inbound la cache. Allora, in inbound prima verificherà l'API, o meglio, applicherà le policy dell'API. Se nell'API c'è un base, quello del prodotto. Se nel prodotto c'è un base, quello globale. Se manca un base, si ferma. Poi applica una cache. E la cache in realtà è fatta da due parti. Se ci pensate, la cache è una policy che interviene alla richiesta, perché se quando faccio la richiesta c'è un valore buono, va a impattare sulla risposta. Ed è per quello che vedete un inbound e ce n'è una anche sull'outbound. Quel cache store, questo, è parte della policy di cache, che quindi non è detto sia applicabile solo in uno dei due versi, ma anche in tutte e due. Cioè, se c'è la cache, rimanda a questo cache store che ritorna il risultato. Questa cache può essere anche esterna, possibile configurare API management per andare verso Redis cache, quindi non una cache interna. C'è un limite la cache interna, no, potete postarla all'esterno. Notare che qua c'è una policy nella response, outbound della response, in cui io vado a modificare l'header, faccio set header, my header, e nel valore ci sto mettendo il toString del datetime. Ovviamente è semplice, ma qui c'è il codice, questo è il codice C#. Vado a prendere il now, toString lo metto come header, ok? Quindi è quello che vi dicevo per il codice. Ok, e queste sono le API, quindi configuro le mie API e mo le devo impacchettare per i prodotti. Come faccio? Chiamo uno bravo, products. In questo caso ne ho tre, vabbè, starter e unlimited li trovate già di default quando create API management, ve li crea lui, però ce n'è uno mio, eating products API. Adesso andiamo a fare anche un po' di test con l'API. Questo prodotto, anzi facciamo una cosa, creiamone uno nuovo. Creiamone uno nuovo che viene più facile. Allora, torniamo indietro. Aggiungo un prodotto. Quindi, un nome, come si chiamava? Free. Quello di AccuWeather. Free. Ha un ID, quell'ID non è modificabile una volta che è stato creato, il nome quando volete, ma l'ID no, perché è quello che lui mappa come prodotto, quindi quando vi chiederete l'analisi, l'analitica per il prodotto, farà riferimento a quell'ID. Quindi qui magari potreste metterci così, potete modificarlo. Una descrizione, qualcosa,
Volete immediatamente pubblicarlo? Un prodotto può essere creato in draft e poi pubblicato successivamente. Pubblicato significa che è visibile dagli sviluppatori. Non pubblicato, non ve lo dico, non è visibile dagli sviluppatori. Richiede una sottoscrizione, significa che qualcuno deve espressamente dire: io Massimo voglio sottoscrivermi a quel prodotto. Se non richiede la sottoscrizione, voi non avete controllo, perché non vengono generate le chiavi di sottoscrizione. Require approval significa ti devi sottoscrivere, ma te lo devo approvare io. Immaginate un meccanismo interno ad un'azienda, un team interno vuole utilizzare delle API, non è automatico, ma passa per l'approvazione di un tizio, di un qualcuno. E qui però arriva un'altra osservazione. Massimo, ma io mi devo registrare? E io quando mi registro su un portale, tipicamente mi arrivano delle notifiche di registrazione, no? Perché mi dice, poi, attenzione, ti sei registrato, conferma la registrazione. Quando mi sottoscrivo a una sottoscrizione che necessita l'approvazione, qualcuno dovrà ricevere la mail che dice questo si è voluto sottoscrivere. Quindi ci deve essere anche tutto un meccanismo di notifiche. API Management ha anche un meccanismo di notifiche configurabile. Nel senso che la seconda domanda è, non solo c'è, ma quando mi arriva la mail di notifica del fatto che mi sono sottoscritto, quella deve avere il mio template, i miei login, può essere quello di Azure. È tutto configurabile, poi vi faccio vedere dov'è. Quindi anche questa roba qui è la notifica, è un qualcosa out of the box, fa parte dei famosi 2.500 euro al mese, adesso li vedremo. Count limit, ricordate il free, un solo sottoscrizione per developer. Qui metto uno e ottengo il free di AccuWeather, esattamente la stessa cosa. Se metto 5, significa io mi posso sottoscrivere 5 volte, perché magari ho 5 applicazioni che voglio far utilizzare. Se non metto niente, quante ne voglio, ok? Legal term, questo ve l'avevo detto, e qui aggiungo l'API. Lo posso fare qui o lo posso fare dopo. Se qui annullo questo che stavo facendo e vado nel prodotto che già esiste, vedete che ho API, posso aggiungerne quante ne voglio. In questo momento c'è solo la product API, quindi quella, l'unica che c'è, no, due, in realtà ce ne sono due. Quel math service, avete visto, c'era un'altra, si chiama math service, in realtà è una calcolatrice esposta come SOAP, ma è vista come REST, quindi è un famoso cambio di protocollo. Notare, policies. Qui è dove applico le policy di questo prodotto. Qua, è uguale a quello di prima, esattamente identico, quindi per prodotto potrei andare a toccare il front-end, per il prodotto posso gestire l'inbound e posso gestire l'outbound. Quando viene applicata, al solito dipende dal base, quindi sta a voi configurarlo. Se non toccate nulla, il base è la prima cosa che viene fatta, però se potete spostarlo come vi pare, ok? Quindi anche qua avete anche l'elenco delle sottoscrizioni. In questo caso c'è solo un mio utente, quel Massimo Bonanni lì è un utente Gmail che non è né un Microsoft account né niente, non sta neanche dentro il mio Azure Active Directory, ma ha una sottoscrizione che si chiama My Team Product e l'utente se la gestisce da solo con quelle due chiavi. E ce l'ho questo perché io potrei dire, ho scoperto che Massimo non paga, delete, cancel, ok? Quindi ho la gestione completa delle sottoscrizioni. Ce l'ho sia a livello di prodotto sia a livello centralizzato tutte le sottoscrizioni di tutti gli utenti. Ricordatevi che tutto quello che faccio da portale di Azure è scriptabile, quindi templating o comandi PowerShell o command line interface bash, tanto per intenderci. Access control. E questo che cos'è? Noi abbiamo parlato degli utenti, c'era scritto user tra parentesi group, perché API Manager vi consente di gestire anche i gruppi. Quindi magari siete in un'azienda, avete dei team di sviluppo e dei team di gestione. Gli utenti li potete dividere in gruppi che non c'entrano niente con i gruppi di Azure Active Directory. Degli identity sono gruppi che possono essere utilizzati per dare prodotti a qualcuno o non ad altri. Quindi di poter far vedere prodotti a qualche utente e altri no. Nella Qweather non è così perché tutti vedono tutti i prodotti, però magari ci sono dei prodotti di gestione che solo gli utenti degli dei guest magari vedono e dei prodotti che magari sono i developer perché sono orientati allo sviluppo. Ok, quindi potete gestire anche questo. Questi sono i tetti, quindi c'è alcune cose che potete cambiare, quello che non potete cambiare è l'ID, ovviamente, perché quello per lui una volta creato non è modificabile. È quello che vi consente di capire che questo prodotto è stato chiamato n volte durante il mese e quel prodotto è stato chiamato da Massimo n volte, ok? Semplicemente. Ok, poi dove imposto le
policy globali, qua, vediamo un po' se lo trovo, c'è una parte, adesso no, ovviamente ogni volta non lo trovo, ma c'è il modo di andare ad impostare le policy a livello globale. Quindi abbiamo visto nelle API, impostate le policy per le API e per l'operation, nel prodotto e del prodotto e poi quelle globali, quindi nell'ottica che avevamo visto prima. Non vi ho fatto vedere una cosa. Ah, questa è la subscription, qui avete tutte le sottoscrizioni. Okay. Andiamo a provare a fare dei test. Allora, prendiamo Product API e la ricerca, perché io qui vi ho fatto vedere solo la parte design, ma in realtà se vedete ce ne sono altri tab. Setting di fatto è quello che avete impostato all'inizio, alcune cose sono modificabili, perché magari il backend cambia, quindi potete modificarlo. Test, qui posso fare dei test, quindi per esempio vado qua, faccio send, giusto per vedere quello che ottengo, dovrei ottenere una lista. Cioè, mazza quanto è lento. No, è lento perché il mio servizio dietro le quinte in realtà è stato dentro un app service free e quindi stava dormendo, ora lo sto svegliando, sveglierà anche di soprassalto, quindi la prima chiamata, semplicemente perché il free dopo un po' che non lo usi si mette a dormire, che non me la rispende i soldi per una cosa che non uso mai. Ok 200 ha tutto un meccanismo di tracing, so esattamente, un inspector, so esattamente cosa arriva al bordo, cosa passa dentro, cosa arriva al backend, cosa torna indietro, cosa passa dentro e cosa esce. E per ognuno di questi ho esattamente la chiamata. Una get, qual è l'URL, quali sono gli header, tutti, quelli che arrivano. L'inspector sulla richiesta al servizio dietro le quinte. Il fatto che vengano applicate meglio o meno le policy, using cache, internal per esempio, in questo caso. E la cache lookup probabilmente mi dice che non c'è cache, perché per la prima chiamata cache non c'è, ovviamente. Quindi ho una sorta di log, mettiamola così. Questa roba finisce sia qui, sia nel monitoraggio di Azure. E dovrei avere, tornando su, spero, vediamo un po', appena riesco a farlo scorrere fino in alto, la risposta con mortadella e GP Bologna con pistacchio di prima qualità. Questa è il risultato del JSON della chiamata dietro le quinte. Ma come, Massimo, tu mi hai detto che per fare la chiamata devo avere la chiave, ma qui dove sta la chiave? Beh, in realtà, se guardate qua, quando fa la chiamata passa degli header, quel OCP-API-subscription-key-key qualcosa, quella è la chiave. Anche quando lo fate dai test da amministratore, cioè avete la chiave d'amministrazione. Sì, Massimo, ma quella non è conforme alla mia azienda. Io, ti pare che posso usare un header OCP-API? Una mia si chiama Pippo. Fate come pare, andate nel global e dite che la chiave, anziché chiamarsi OCP-API-subscription-key, si chiama Pippo. Quindi in questo caso è quella di default, ma è modificabile, ok? Vediamo un po'. Prendo questa. Ed è la chiave. Poi la cambio. Vado qua, nel frattempo ho aperto questo qui, fatemi cambiare workspace, ho aperto, magari fatemi diminuire lo zoom, ho aperto questo perché voglio fare la chiamata a quella stessa API utilizzando un client, in questo caso Postman, ma insomma sarà il vostro client. Quindi questa è, probabilmente già c'è, la mia richiesta, send. Vabbè, adesso faccio un po' di send perché poi faccio vedere il fatto che ci sia caching. Mettiamoci set. Chiave sbagliata. Access denied. Chiave inesistente. Beh, aspetto che ci sia access denied uguale. Quindi il fatto che io la chiave la devo passare, ok? E deve essere valida. Gestione della chiave tutta prevista da portale dello sviluppatore. Allora, questo è tutto il portale di gestione, questo del portale di Azure. Quell'endpoint che sto chiamando è il gateway. Vediamo il portale da sviluppatore. A un certo punto qua, developer portal, portal overview, poi abbiamo praticamente finito. Ora, sto nel piano developer, quindi
anche modulo la rete che sia lenta potrebbe avere dei leggeri disservizi. Me ne scuso, ma il developer, quello da sviluppo non ha, quello da developer, il tile developer non ha SLA, quindi è normale che sia così. Se apro questo, lui mi apre, sopra non si vede l'URL, ma c'è stesso endpoint.developer.azure e mi apre questo che assomiglia tanto, solo a dirlo meglio di male, a SharePoint, nel senso questo è il portale dello sviluppatore aperto in amministrazione. Perché vi dico che assomiglia a SharePoint? Perché qua, se guardate, ci sono dei placeholder che io tecnicamente potrei modificare, per cui se vado qui e faccio edit, sono dei widget, ok? E magari qui aggiungo un picture, vediamo un po' se c'è qualcosa, che ne so, magari faccio upload file, ne scegliamo uno qualsiasi, questo, non so che cosa sia, ma chi se ne importa. E l'ha sostituito, ok? Configuro tutto quello che voglio, poi a un certo punto va bene così, faccio publish. Questo è quello che vede chi amministra, ok? Quindi qui può essere configurata aggiunte pagine, lì c'è la navigazione, i temi, i link, i click, i cosi, tutto quello che mi pare. Adesso vado invece a vedere la stessa cosa come la vede un utente normale. Quindi mi apro una navigazione per incognito. Quando entra, vediamo se l'ha già modificato. Ancora no, quindi c'è un po' di cache. Vabbè, adesso prima o poi quell'affare là sopra cambia da contoso col disegnino. Prima o poi arriverà, ma non ci interessa. Tanto se vi ricordate, adesso ve l'avevo detto che andava in errore, perfetto. Capita. Allora, se vi ricordate come era fatto AccuWeather, API, brutto questo, eh? È brutto perché non l'ho modificato, ma questi sono quella documentazione che c'aveva anche il portale di AccuWeather. Qui dentro io ho, appena li carica, io sto capendo cosa fornisco, cosa fornisce questo contoso, e qui ho le varie operazioni con la descrizione, i JSON che vengono passati, questa è presa da OpenAPI, la possibilità di fare try it, test, ok? Vabbè, ma io mi voglio iscrivere, sign in o sign up? Ok, sign up. Quando vi scrivete, mail, password, confirm password, captcha, qua sotto c'è una captcha. Questa è la gestione dell'utente, della sottoscrizione, della registrazione dell'utente. Questa roba è già inclusa e questa roba è configurabile perché sta nel portale. Io già sono iscritto come utente ed è quell'utente che avevate visto prima, quindi faccio sign in, se mi ricordo la password, che ho una certa età e dovrebbe essere questo Gmail, chissà, ricorda. Vediamo un po', ce l'ho fatta, me la sono ricordata. Sign in, profile, come mi chiamo, cambio password, close account, change name, i prodotti, regenerate. Se prendo questa e vado qua, adesso dovrebbe funzionare, adesso questa API, questo prodotto, è chiamato da Massimo, non più dall'amministratore. Ok, quindi Massimo gestirà la sua chiave, gestirà le sue chiavi, potrebbe avere n sottoscrizioni, e il tutto deve essere ovviamente tracciato. Quindi quel portale lì mi aiuta, è quello che abbiamo visto in AccuWeather. In realtà in AccuWeather credo se lo siano riscritto completamente. Non so se usano la versione, non ho trovato riferimenti, se usano la serverless o usano quella provisioned, ma insomma, lascia il tempo che trova. Quando mi registro, non ho visto, e faccio, ma arriva la famosa mail. Adesso vediamo anche tutta la parte delle notifiche. Torniamo un attimo qui, non qui, che qui ci interessa il giusto, qui dentro. Allora, prima di tutto, le notifiche dove stanno? Se scendo sotto, a un certo punto, a parte che c'è tutta la parte relativa all'utilizzo di identity esterne per l'autenticazione, quindi anziché gestire gli utenti da soli potete usare identity esterne e così via, Open OAuth 2, Open ID Connect, quindi non necessariamente gli utenti debbano essere gestiti dai PI manager, ma potrebbero stare in un identity esterno, a parte questo, che potrebbe essere interessante. Ma qua ho le notifiche, quelle configurate in questo momento, tra cui c'è il close account, new subscriptions,
subscription request, requesting approval, no? Queste sono le notifiche che in questo momento sta gestendo, e per ognuna di queste c'è il template. Quindi vediamo se lo trovo, però per esempio il nuovo, vediamo un po', dove sta? Welcome letter, questo. Questo, vabbè, scusate la risoluzione, si vede male, ma questo è il template che arriva quando un nuovo utente si sottoscrive. Invece mettete tutti i loghi che vi pare, avete dei placeholder, quindi questa roba qui è altamente configurabile. Certo, va configurata, probabilmente non è semplice. Tutta questa configurazione però, sia le policy, sia questa roba qui, può essere gestita, e qui si vede bene, c'è scritto repository, quindi vi lascio capire che sta roba può essere tutta gestita da DevOps, quindi non necessariamente l'omino deve andare sul portale, eh? Quindi potete gestire tutto in maniera moderna, quindi fa un po' di robetta. E per chi volesse dirmi, ma quell'endpoint è un endpoint Azure, perché c'è scritto MB Manager API punto qualcosa Azure, ni, beh, ovviamente custom domain, quindi tutta sta roba qui è tutta configurabile, ok? External cache l'abbiamo vista, e analitica, l'ultima cosa che ci rimane, poi abbiamo, vi mando via. Le richieste fatte, quindi le richieste come timeline, distribuzione geografica, adesso arriveranno tutte, vabbè, non so questa dagli Stati Uniti chi è stato, forse dal portale, non lo so. Le API richiamate, fondamentalmente, no, ma serve, sono solo product, ho fatto un po' di chiamate ma solo sul product, ma la cosa interessante è chiamate per utenti, quindi Massimo Bonanni ha fatto 6 chiamate, tutte autorizzate. Anonymous ha fatto 11 chiamate, in realtà è quella da amministratore, perché quella chiave lì, 2 non autorizzate, vi ricordate, avevo dato 2 errori, una senza chiave e una chiave sbagliata, c'è traccia anche di quello, e ovviamente tutta sta roba sta nel monitoraggio, quindi tutto il monitoraggio di Azure può essere usato. E giusto per chi non si fida della cache, se vado qui, vedete che ci sono alcune richieste che hanno response code 200, service response code è la risposta del servizio dietro le quinte. Perché alcune non ce l'hanno? Semplicemente perché in quelle chiamate lì è intervenuta la cache. Quindi io il sistema dietro le quinte non l'ho chiamato. Quindi qua sono quelle chiamate, queste vuote, senza la service response, e giustamente ha funzionato la cache. Non vi avevo fatto vedere un'altra cosa, ve la faccio vedere rapidamente. Se vado a prendere... Dove sta? Vediamo un po' se ci riesco. Header. Ricordate che c'era un header custom? Quel my header è la data di quando io ho fatto questa richiesta. Se ne faccio altre, tanto per... Questa adesso cambia? Adesso non cambia. Perché non cambia? Perché se andate a vedere come ho configurato la policy, la policy di cambiamento dell'header è prima di quella della cache, nella risposta. Quindi quando scatta la cache vengono bypassate tutte e quindi quell'header non cambia. Quindi anche all'interno delle varie chiamate io posso decidere come funziona il tutto. Non è uno strumento facile, nel senso evidente, ma fa tanta roba, quindi ha senso, adesso capiamo quando, ma quando ha senso, secondo me fa un sacco di robetta seria. Le domande alla fine, tanto ho finito. Parliamo di costi, quanto mi costi. Non vi mettete paura, perché in basso, appena arriva, in basso, vediamo che intanto bevo, di solito quando bevo, ecco appunto. No, anzi, in mezzo, il premium, che è quello top, costa 2657 al mese, in realtà la seconda unità costa il 50%. Queste sono le unità di scalabilità. Cambiate il numero di unità, ovviamente lo potete fare solo per standard, premium, basic standard, cioè quelle da produzione, e scalate più o meno, perché come vedete che quella da premium regge, dove stanno scritto, 4.000 richieste al secondo, quindi potete scalare. E il costo è quello, è un costo alto, non è da poco, perché 2.500 significa che se tirate due unità sono 2.500 più 1.200. Sì, l'alternativa è che gli utenti vi scrivete il codice per gestirlo, il throttling, vi scrivete il codice per gestirlo, analitica come sopra, le placeholder notification come sopra, quindi va valutato, ok? Non è gratis ovviamente.
altrimenti la versione consumption ha un 0,03 per 10.000 chiamate, quindi lì pagare effettivamente il numero di chiamate, però arriva, non c'è il portale di dev, però ci sono le API, quindi se avete intenzione di riscriverlo comunque, forse vi conviene, perché non viene visualizzato? Vabbè, non lo so. Vabbè, non so perché non va avanti. Fidatevi che c'è un quadratino, adesso lo mandiamo avanti per forza, eccolo. Questo non ha il portale da sviluppo, cioè degli sviluppatori, però probabilmente a GoWeather se l'ha scritto, riscritto da zero e quindi non aveva senso spendere quella cifra, perché quella cifra c'ha tutto dentro, ok? Quando ha senso? Allora, è una soluzione end-to-end per gestione del ciclo di vita delle API, dove ciclo di vita si intende richiesta-risposta, e policy in mezzo, e gestione dei prodotti, e vendita dei prodotti, e gli utenti, bla 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 bla. Quindi non ho gli utenti, non ho i prodotti, una singola API non ce lo metto API management davanti, no? O meglio, se ce lo metto serverless. Gestione appunto out of the box di API, developer, sottoscrizione. Sottoscrizione non è tanto la gestione della sottoscrizione quanto poi lasciare modo agli utenti di gestirsi le proprie sottoscrizioni, quindi il rinnovo delle chiavi e quant'altro. È l'astrazione dell'API rispetto al backend, perché esempio più classico, un backend SOAP e lo voglio esporre REST, e quella è un'astrazione perché sto cambiando di fatto il protocollo, ok? Quando ha senso, quando io ho quegli scenari in cui ha senso che io abbia un fee mensile per la gestione di questa roba, sono a QWeather, vendo le API, il mio business è fare le API per le previsioni atmosferiche, il mio business non è fare le API per consultivare le chiamate e cose del genere. Probabilmente quelli fanno talmente tanti soldi che i 2.500 euro al mese, chi se ne importa, ok? Quindi lì ha senso. Oppure devo modernizzare API e non posso toccare il codice. Ho delle API vecchie che non hanno autenticazione, magari sono SOAP, ma non posso scriverci il codice dentro, le voglio far diventare moderne, che faccio? O metto uno strato davanti di codice scritto da me, o metto uno strato dei API management, ok? In questo senso. Finito. I miei riferimenti per insulti, cose del genere, no, le slide, poi nelle slide trovate un po' di video, learning path proprio sui API management. No, quello della foto non lo so qua. Quello lì? No, questo ho visto che c'è comparsa una cosa che per sbaglio è stata copiata. Quello lì è uno è brutto parecchio, però era la migliore che avevo, quindi pensa alle altre. Pensa, domande? Non farlo spiritoso. Che... Vai. No, no, lui è un passacarte fondamentalmente, no. No, no, lui quello che fa, l'unica cosa che puoi fare è cambiare come sono fatti front-end e back-end e quello che c'è in mezzo, però lui non ha un meccanismo di... No, è semplicemente una facade, quindi ti astrae, come tutte le facade, ti astrae quello che c'è dietro facendolo vedere in maniera diversa e mettendoci in mezzo dei comportamenti. No, lui, sì, però lui qualcosa. No, il probe lo puoi fare con application insight e gli availability test. Prendi un application insight anche su terze parti, perché tanto gli availability test hanno un URL, fa una chiamata HTTPS, HTTPS, becca la risposta e fai un controllo. Quindi a fianco a questo potresti mettere una application insight per fare magari i test su degli endpoint, che a quel punto per te sono delle probe, e usare quel monitoraggio integrato magari con questo per fare qualche logica dashboard o cose del genere, o alert, però non ce l'ha lui questo. Era questo che dicevi, giusto? Gli availability test di... Sì, di Application Insight. Quelli sono i probe del fatto che Application Gateway è nel load balancer layer 7, quindi come tutti i load balancer ha delle probe dietro e Application Gateway è un layer 7, quindi il probe cambia in base.
Però se tu vuoi fare un meccanismo di alerting, perché immagino che tu voglia farlo, perché se c'hai qualche problema devi essere avvertito, secondo me la cosa migliore è usare un application inside con una vulnerability test. Quando crei la vulnerability test puoi abilitarlo per il monitoraggio e quindi su quella vulnerability puoi mettere in piedi degli alert e quindi ti arriva una mail e quindi puoi far partire un intero robo che cambia qualcosa dentro. Domande? No? Sì. Se una single page application come front end, la subscription dove la vedo? Dove tutti la possono leggere? Poi ha precisato no. In realtà se una single. Allora, potrei rispondere da consulente, dipende. Potrei rispondere da quello che non le sa dicendo ma non fa parte degli application di PI Manager. No, allora lì il concetto di tutti i segreti come al solito non dovrebbero essere messi in chiaro, se ho un'applicazione web e quindi l'application, la single page application parte da un'applicazione web, è probabile che quell'applicazione web abbia i segreti nel, per esempio, Key Vault. E quindi si li vada a leggere alla partenza da un Key Vault. Quindi banalmente la cosa più semplice è che usa la configurazione, ma nella configurazione c'è un riferimento al segreto che sta nel Key Vault securizzato con una managed identity. Poi non sono esperto di single page application, quindi non so se c'è altro modo per. La sua configurazione è proprio quella, poi sniffando le chiamate che dovresti flaggite la subscription dal browser. È HTTPS. È la sua stessa chiamata, sta sniffando se stesso, però deve fare una parte di backend. Ok, giriamo un'altra domanda. Se io sto usando Cognitive Service da una single page application, come li chiamo? Con una chiave. Quindi come sicurizzo questa? Sicurizzo questa qua. Tanto anche Cognitive Service hanno una cosa del genere. Quindi sì, è tutti i servizi terze parti che usi hanno delle chiavi. Quindi c'è sì, ma cosa fa? Non sono un esperto di single page application, potresti inventarti tu qualche cavolo di hashing, però vabbè, non lo so come. Tecnicamente devo dire la subscription key probabilmente non lo useresti per un utente, perché lì avresti forse più un token GPT. Potresti mettere in piedi un sì, ma la richiesta all'API management deve essere fatta con la chiave. No, potresti fare quel prodotto che in realtà non ha una sottoscrizione, però vabbè, sì. Allora, mettiamolo così, se è pensato così ed è ancora così e la usano così, probabilmente una soluzione che io non so c'è, perché altrimenti avrebbero cambiato la modalità. Però non sono esperto di single page application. In realtà non sono esperto di niente, per cui figuriamo se single page application. Mi dispiace non aver dato risposta completa. Sì, però siccome chiami... Dovresti non avere la sottoscrizione, siccome devi chiamare il PI Management, ti serve comunque la chiave e poi anche il JWT token. Quindi in realtà chiave più JWT token è una doppia a livello di... Sì, dovresti comunque averla la chiave. Quindi in questo caso, mettendo un altro livello di autenticazione, tu, anche se ti fregano la chiave, tu in realtà comunque c'hai... vabbè, sì, potrebbe essere. Non lo so, non sono esperto di single page, quindi non ti so dire. Oh, troppe domande, ma io, cioè, come fare a calcolare il costo di usare serverless? No, lì c'è scritto ogni quanto costa ogni. Sai ancora? C'è 0,03 per 10.000 chiamate, che significa che se fai 9.999 paghi 0,03, se ne fai 10.001 paghi il doppio. Come fai? E questo dovresti conoscere quante chiamate vengono fatte. Allora, mettiamola così. Siccome ha blocchi da 10.000, ah no, scusate. Cioè, intanto una nella sotto, cioè un milione di chiamate gratuite, non l'ho letto correttamente, un milione come al solito, cioè un tot, un milione di chiamate gratuite o più un tot ogni 10.000. Allora, se hai dei flussi di lavoro ben definiti, probabilmente riesci a stimare quante chiamate sono. Se sei a Qweather non è così semplice. Allora il tuo business plan probabilmente deve essere fatto in modo che se ricevi 10.000 chiamate incassi 100 euro.
ci stai dentro. Se per ogni 10.000 chiamate incassi 100 euro, mediamente hai coperto abbondantemente. Quindi più che stimarlo, evita di sperperare i soldi, non c'è altro modo. Penso. Ah, bravo, bravo, grande, premio, premio. Sì, c'è la possibilità di, nei... Vedete che c'è una... Vedete che c'è una certa età? No, quello che posso fare, vedete che quando un anziano è anziano, adesso vi faccio vedere, qui, nei blade che non vi ho fatto vedere, nei, scusate, nei tab, c'è revisions, quindi quello che potete, là sopra c'è un revision, questo vi consente di gestire il versioning nel famoso, nel formato quello classico URL, PAT, V1, V2, V3, ma poi in realtà dietro il V1 va da una parte, il V2 va da un'altra, V3 va da un'altra, quindi teoricamente potreste avere la prima versione fatta in Java, la seconda fatta on-prem in .NET, la terza fatta in altro modo. L'URL ha sempre il formato versione, anche se le vostre versioni dietro non lo sono, si gestisce da qui. Ad revision. No, c'è delle description e poi alla fine ogni endpoint è un endpoint, quindi configuri il backend service. Lui fa sempre da passacarte. Lui semplicemente dice che la revision V1 dietro le quinte va sul mio backend, la revision V2 va sul tuo. Quindi semplicemente così. Semplicemente, poi non è semplice, io dico semplicemente sbaglio, perché insomma va configurato, però questo è il meccanismo. Avevo detto di farlo. Tra altre cose ce l'avete qui. Quando avete le varie versioni vi dà qui la possibilità di switchare tra una e l'altra per configurarle. Beh, però sto a lavorare troppo oggi. No, è ragionevole associare quindi il terzo livello con differenti API gestite con lo stesso API. Allora, non i domini di terzo livello sono sul backend service. Immagino. Perché allora l'endpoint è unico, l'endpoint è dato dal nome del, quando voi lo create gli date un nome, quello in questo caso si chiama MB API Management Demo e il mio URL ha davanti, vedete là sopra, gateway MB API Management Demo.azure.api.net. Poi posso dire che quello, oltre a essere risolto con questo, è risolto con www.massimobonanni.api, che ne so. Poi dietro, quanti livelli c'hai, come sono fatti, è un problema assolutamente tuo, nel senso che, cioè, il back-end service, potrebbero essere anche cose completamente diverse, uno va sui cognitive, un altro va a chiamare le API di AQUether, un altro va su AWS, un altro on-prem, magari c'hai 4 endpoint in back-end service, non lo so, non ho capito bene la domanda, quest'ora... Il dominio custom, in realtà il dominio custom funziona come un po' tutti i servizi Azure, qui vai a... ovviamente potete cambiare i pricing tier, questo non ve l'ho detto, ma qui quello che fai è dare, aggiungere, questo dice, la possibilità di aggiungere domini terzi. Onestamente non so se c'è una best practice. Qui il gateway punta in questo momento a MBI Management Hostname, ma qui potete aggiungerne altri gateway. Quindi domini, altri domini. Non so se c'è una best practice o no su questo, onestamente. Dipende da... Perché questo è poi il vostro modo di presentare API. Quindi è un po' quello che voi scegliete quando la vostra API è esposta in un servizio e quel servizio lo volete far vedere all'esterno. Dipende dallo scenario, credo. Io ho fatto un paio di progetti e questa roba qui non è stata toccata come... dominio, diciamo innestamento del dominio, quindi è il classico dominio. Quindi possiamo andare a casa, grazie. Eh certo, come devo fare? Tieni, prendi possesso. No, apri il browser, sei buono? Sei capace? Oddio. Parlo col manager tuo io, un attimo. Allora, intanto fammi prendere, ho promesso un po' di gadgettini, stupidi, ma ce l'ho. L'ho messi? Ce la posso fare, se non muoio prima. Vai!
Senti Lotteri? Oh. Forza, tutti, sei pure io, posso farlo pure io? Certo, però tu non vinci. E allora come faccio a fare? Oh, per chi è da casa, avete fatto allora, male. Avete fatto male a non venire perché ho delle bellissime spillette, sì, no, aspetta, calamite, che adesso distribuirò agli astanti, peraltro sala strapiena, gente sui muri, così la prossima volta imparate a venire. Anzi, intanto faccio il giro, va, va, distribuiamo le... Aspetta perché... Faccio il giro. Calamita, una, anche questa, niente di che, ma... Calamitina. Grazie. E cala. Questo è quello. Non dite che gli ho rotto il microfono. Appena comprato. Eh sì, io sono patito delle fanciulle, quindi abbiate pazienza. Grazie. Calamita. Chi è? Oh amore, premio subito. Subito premio, non peraltro per il bambino voraccio. Ha già vinto? Calamitina, calamitina. So che te ne frega niente. Ma... Grazie, grazie mille. Figurati. Si ripete sempre. Tu ce l'hai queste? So, calamitine so, eh? No. Tiè. Tu ce l'hai calamitine? No. Tiè. Quindi, allora, il premio di stasera è una licenza per il premio. Ma però, però... Per tutti. No, io voglio un premio. Ce l'ha un premio, per forza. No, più che altro quel poveraccio del... spero non se sia quel bambino o bambina seguita tutta la sessione mia, sennò è traviato a vita, porello. Non ho, non sono responsabile per il bimbo, per cui... o la bimba, insomma. Avete fatto voi? Vediamo. Grazie, grazie. Quale? Che poi allora, la parte migliore è questa. Ah, certo, la parte migliore è quella. Ma quella è Leonardo. Allora vado, faccio l'estrazione. L'estrazione che faccio adesso è per la licenza di Jack Brain. Vado. And the winner is Marco. Grande. Tu vieni qua stasera e rimedi. Io onestamente prima ho visto che vi siete parlati, però prima vi siete parlati, io non vorrei insinuare nulla, ma... C'ha ragione, Marco, tu già ce l'hai. Esatto. Vedi, lui già ce l'ha la licenza, quindi facciamo un'altra estrazione. Vabbè, sto monaccio, è venuto a fare? Cioè, chi è venuto per sentirmi? Anche Cesare prima te si era avvicinato, anche, però. Signori, non mi dispiace. E adesso faccio l'estrazione, quindi due lì fanno che cavolo, questi disdegnano i miei premi. Marco P. Marco, complimenti, tu non mi disdegnare la licenza, mi raccomando, eh. No, stavo dicendo, spero che non si sia fatto il selfie mentre stava guidando ascoltando me, però stava qui, quindi non è possibile. E adesso dobbiamo fare la, chi vince la tazza. Vale la pena, Intanto salutiamo chi ci segue online. Saluti. Siamo qua. Ciao a tutti. Perché tanto la registrazione la dobbiamo rifare. Ci vediamo al prossimo appuntamento. E con Max e con tutto il resto della community. Ciao a tutti. Tieni, tu ti mancano questi.